Un po' di tempo. Grossetto, probabilmente si va dopo le europee. Si fa o no la legge elettorale prima dell'europea? Allora, diciamola così. Alla Camera la faranno di sicuro. Ah, far quindi finta, non la faranno. Devono far finta di farla. È una legge elettorale peggiore del Porcellum. Sì, ma sì, vabbè, ma questa... mi fa sorridere che per interpretare un dio serva un faraone. E questo è sempre riferito al prima sì. E dopo Renzi di tutti, così come l'effetto Renzi. No, adesso, perché vede, quando ci sono persone che dal centro-sinistra passano al centrodestra sono traditori infami, sì. No? Quando c'è qualcuno che dal Movimento 5 Stelle va a dare una mano a Renzi è l'effetto Renzi. A me i Velardi cresceranno anche i capelli per l'effetto Renzi. Adesso oggi non piove l'effetto Renzi, cioè ormai è tutto effetto Renzi. Allora, che questo ragazzo sia in gamba, io lo conosco, sono anche amico personalmente, sì. Cioè, ma non è per nostra sfortuna, non è tornato Dio in terra, è una persona molto brava a vendersi, molto brava a parlare, empatico perché parla direttamente al popolo, poi adesso deve governare. Governare significa fare le cose che dicevamo prima, gestire una maggioranza dove ci sono contraddizioni, che non solo sono sempre contraddizioni ideali, sono anche contraddizioni di sopravvivenza politica che poco hanno a fare con l'interesse del Paese molto spesso, per cui sulla legge elettorale si incroceranno queste cose, ma poi ci sono i punti veri. Il primo punto, io torno a dire, a me piace il Vangelo, sì. dai frutti riconoscerete, sarà vedere se alle parole che hanno ingenerato speranza in un'area che va al di là di quella che rappresenta il centro-sinistra, questa maggioranza, fatte alla Camera e al Senato, perché avrà toccato Garavaglia, che è una persona seria, certo che quando sente dire abbasso le tasse, il cuneo fiscale, faccio quell'altro, ma Garavaglia e Crosetto che stanno all'opposizione, ma certo che lo sottoscrivono e lo votano immediatamente. Insomma, bisogna vedere domani. Chi l'ha detto l'altro giorno? Bersani, lo spread tra le parole e i fatti, mi pare che fosse stato lui.